Il candidato Ascai cosa ne pensa della sanità del Savonese a Savona, all'ospedale San Paolo, a far fronte a diverse criticità e tutto il tema legato alla sanità territoriale? Ha detto bene, una criticità, è un momento veramente drammatico e molto particolare, questo, ma il nostro slogan è le persone al centro, quindi come non pensare a curare le persone, quindi a una sanità più efficiente. Abbiamo parlato già di codici bianchi, quindi due ambulatori per i codici bianchi per poter immediatamente soccorrere le persone e non intasare il San Paolo, non intasare il San Paolo che in questo momento è l'unico ospedale in tutta la provincia che ha un pronto soccorso pediatrico, quindi una situazione un po' particolare, ma anche punto nascite è solo il San Paolo. È una situazione un po' particolare, bisogna riuscire a sgravarlo e creare delle altre possibilità di eccellenza, perché anche qui si innesca il nostro punto particolare che è quello della città che accoglie. La città che accoglie deve avere una sanità efficiente. Stiamo assolutamente organizzando anche tantissimi incontri per la prevenzione, cioè un programma di prevenzione, un programma di incontro per gli anziani, giovani, meno giovani, ma soprattutto per chi può averne più bisogno, per parlare di prevenzione, cosa mangiare e cosa fare per mantenersi in salute, per mantenersi sani. Bisogna effettivamente risanare tutta questa situazione un po' precaria, un po' difficile. Per esempio le attese, una cosa incredibile che non si può fare un esame immediatamente. Non so quanto riusciremo a fare, non sono un uomo che fa delle promesse vane, ma posso assolutamente promettervi il mio impegno. Trovo che sia veramente particolare dover andare a fare degli esami ad Alessandria, che peraltro sono stato da poco, che come sapete ho lavorato per un'azienda di Alessandria, ho visto dei centri eccezionali. Perché non anche a Savona?